Benvenuti nell'Officina dei Mostri. Ciao Angelo. Ciao, il disegno è finito. Wow, adesso il Cavaliere dell'Inferno è davvero terrificante. Dato che lui comanda un esercito di ragni infuocati, l'ho intanto posizionato su un ragno infuocato, ok? Vedo. Benissimo. Fatto bene. Adesso però dobbiamo creargli l'armatura. Sì. Potenziamolo insieme. Sì. Questo cavaliere dell'inferno, con questa bocca, com'è che parla? Ma è una voce davvero infernale. Ma è sempre così arrabbiato il cavaliere dell'inferno? Sì. Ma come mai? Per tutti gli ordini che gli do il diavolo. Ti può andare in qualche negozio di abbigliamento femminile? Sì. Eh? Sì. No, non voglio andare. Che schifo le conne. Ma cosa ha fatto ridere tantissimo? Ciao Angelo. Ciao. Come stai? Ti sparo col cannone. No! Ho unito tre pezzi di giallo e ho fatto una tromba e ho iniziato a suonarla. E ora è il momento della spadascia! Ta 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 ta. E vai con la spadascia! L'armatura del Cavaliere dell'Inferno deve essere davvero rovente. Probabilmente è molto utile per cucinarci sopra delle uova. Rimane un'ultima sorpresa. Dicevi che dentro di lui vive uno spirito di fuoco, vero? Sì. E perché io ho qua quello spirito? Dove? Eccolo. Beh, ti piace, eh? Direi, te lo immaginavi così? Hai visto che buffo? È un po' come Superman. La cosa che mi ha fatto ridere di più è quella che ha fatto lo spiritello ballerino. È un ballerino, hai visto? Guarda. Ma che ballerina? Oh, è lo spirito di fuoco, l'hai inventato tu. Ah. Lo spiritello lì era un po' da femmina. Angelo, ma ti piace o non ti piace lo spiritello di fuoco? Un po' troppo ballerino. Allora cosa vuol dire? Lo buttiamo via? Sì. Dammi qua. Via, posso essere cattivo. Vabbè, dai, il cliente ha sempre ragione. È il momento di metterlo nella macchina dei mostri! Sì! Mi dai una mano? Sì!